sono ancora da chiarire i motivi che hanno portato all'agguato ai danni di un ragazzo di 18 anni raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava insieme agli amici nei pressi di un bar di Alatri. Vedete quei carabinieri attorno a quel vaso? Quello è il punto esatto dove si trovava Thomas lunedì sera intorno alle 20. Cosa dice il procuratore? Difficilmente puntava il killer a uccidere quel ragazzo. Gli inquirenti sono sulle tracce di due sospettati. A bordo dello scooter c'erano due persone. Quelli che hanno sparato sono venuti a fucile. Il ragazzo non volevano colpire, ma il suo amico. Nella notte i carabinieri hanno sentito tantissimi testimoni. Pare che i ragazzi abbiano fatto dei nomi e dei cognomi. Si parla di uno scontro tra bande rivali. Già da sabato c'erano state delle risse. Avendo già dichiarato la morte clinica del paziente alle ore 9:45, consegniamo la salma ai propri familiari. Allora, a te Giovanna, buongiorno. Buongiorno Eleonora, il tuo cuore ha smesso di battere, adesso i nostri cuori batteranno per te, grazie per aver fatto parte della nostra vita. Sono soltanto alcuni dei bigliettini che gli amici di Thomas hanno lasciato qui in questo punto ieri quando hanno appreso la notizia che è arrivata poco dopo la fine della nostra diretta. Appunto Thomas non ce l'ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere al San Camillo di Roma, dove noi abbiamo trascorso tutto il pomeriggio di ieri, abbiamo cercato di parlare con i suoi genitori che non ce la facevano a rilasciare delle dichiarazioni. Ieri è stata una giornata intensa perché poi in serata è arrivato intorno alle 20 un ennesimo colpo di scena. Due ragazzi, due fratelli di Frosinone si sono presentati in caserma insieme ad un avvocato per essere sentiti dai carabinieri. Sappiamo che ci state cercando ma noi non c'entriamo nulla, sono queste le parole che hanno detto agli inquirenti. Inquirenti che non hanno emesso per il momento nessun tipo di provvedimento, c'è un fascicolo aperto per omicidio volontario, continuano anche questa mattina gli interrogatori, appunto sappiamo che in caserma stanno sentendo tantissimi ragazzi, stanno cercando di chiudere il cerchio. Poco fa è arrivato un comunicato del procuratore Guerriero che ha chiesto a tutti gli organi di stampa appunto di mantenere il più stretto riserbo per evitare che siano diffuse informazioni infondate. Gli inquirenti stanno lavorando, stanno raccogliendo delle prove. Ieri noi eravamo in diretta, abbiamo visto Irissa al lavoro, adesso questa zona non è più transennata, hanno cercato qui in ogni angolo, anche tra la vegetazione, questo proiettile che ha colpito Thomas frontalmente, che l'ha ucciso, proiettile che non si trova, si ipotizza infatti che sia stato sparato probabilmente da un revolver. Le indagini vanno avanti, intanto qui continua il via vai degli amici di Thomas che vengono appunto a lasciare dei fiori, sappiamo che Alatri è sotto shock. Tutti sanno, queste sono appunto le parole che ripetono i suoi amici, tutti sanno chi è stato. Come dicevamo prima, appunto c'era stata una maxi rissa sabato e probabilmente poi un'altra rissa domenica, probabilmente quella di lunedì doveva essere una specie di vendetta, un atto intimidatorio. Probabilmente questi killer che sono arrivati a bordo dello scooter non avevano intenzione di uccidere qualcuno, solo di spaventare qualcuno. Si dice, insomma, ci sono delle indiscrezioni che emergono, che questo proiettile in realtà fosse diretto ad un altro ragazzo. C'è un altro ragazzo giovanissimo, amico di Thomas, che in queste ore è sotto protezione a casa, spaventatissimo. Dice quel proiettile probabilmente era appunto rivolto a me, avevano passato la serata precedente insieme lui e Thomas. Si trovavano qui, in questo punto, quando intorno alle 20 appunto è arrivato questo scooter e da quella distanza, ieri Rissa hanno misurato esattamente una distanza di 19 metri, è stato esploso questo proiettile dal basso verso l'alto, era notte, quindi insomma questo era un proiettile, un colpo impossibile, così lo hanno definito gli inquirenti, che probabilmente non aveva l'intenzione di uccidere nessuno ma appunto soltanto di intimidire qualcuno.
pare che ci sia anche un adulto coinvolto, si parla appunto di bande rivali, di una faida, e adesso le prossime ore saranno decisive, Leonora, per stringere il cerchio. Allora, veramente, diciamo, tutto ciò che è accaduto poteva, doveva assolutamente essere evitato. Riccardo Bocca, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. I nostri ospiti. E stiamo parlando di un problema che già si conosceva da tempo, di una situazione dove i genitori si erano anche lamentati nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, perché si respirava un'aria pesantissima già da prima. Dobbiamo unire una serie di elementi che ci portano oltre il caso specifico, perché quello che è successo, la tragedia che è successa, è l'ultima, è l'espressione ultima di ciò di cui dobbiamo parlare. Stiamo parlando di un territorio con bande rivali, stiamo parlando di un territorio dove elementi giovanili si intrecciano con situazioni complesse sociali, non soltanto, ma anche legate al mondo dello spaccio, come è stato raccontato dalle cronache. Ora, la vicenda che ora dovrà essere chiarita, appunto, è se sia stato un omicidio volontario, come ho sentito dire, come è stato riportato oggi sui giornali, o se sia stata la conseguenza di un atto intimidatorio. Fatto sta che in una situazione di oscurità a una distanza significativa sono stati esplosi dei colpi, dopo che dei ragazzi, delle persone sono state coinvolte, sono state cercate per fare una spedizione punitiva. Ora cerchiamo di afferrare il concetto che un territorio su cui succede una situazione del genere è un territorio che merita un'attenzione che coinvolge le forze dell'ordine, ma non soltanto, certo, anche le istituzioni, che devono a tutto campo capire che cosa sta succedendo per tutelare i ragazzi. Roberto Alessi, ciao Roberto, buongiorno. Ieri eravamo proprio in diretta a parlare di tutto questo, e purtroppo le notizie che sono arrivate non sono buone. Roberto. Sono notizie spaventose, anche perché hanno colpito, pare, un ragazzo d'oro. Tutti gli amici in queste ore stanno parlando di lui, un ragazzo buono, esatto, generoso, sempre col sorriso. Quando però mi si dice che non era solo un avvertimento quei tre colpi di pistola sparati sul gruppo, io non ci sto. Non è un avvertimento sparare contro delle persone, c'è la volontà di uccidere, c'è la volontà di fare del male. Non volevano uccidere, ma non esiste questa frase, non si può usare. Tu spari in un gruppo e non vuoi uccidere, era solo un avvertimento? Quello è un tentato e oltretutto non più tentato, purtroppo omicidio. E questo è quanto. Poi ora si parla, ieri proprio te lo dicevo, che pare che siano state chiamate delle persone non di Alatri, e infatti in questo momento ci sono due fratelli che non sono di Alatri, che vengono interrogati, che dicono che non c'entra nulla. Esatto. E intanto si parla anche di grandi famiglie molto note alla criminalità e alle cronache nere, che sarebbero appunto coinvolte, come giustamente diceva poc'anzi Bocca, in quello che è lo spaccio della droga. Allora, vediamo questa testimonianza e poi sentiamo gli altri ospiti. La nostra Giovanna ha raccolto appunto una testimonianza di un'amica di Thomas che si trovava nel bar quella sera. Sentite. Tu sei un'amica di Thomas? Sì, alla lontana. Io lo conoscevo grazie a mia cugina, che abitava quasi vicino a Thomas. E nell'infanzia passavamo molto tempo insieme. Comunque giocavo anche con mio cugino a calcio, noi stavamo lì, li vedevamo e niente. Ieri sera tu eri qui quando è successo? Io ero sempre con mio padre, sempre in pizzeria. Io l'ho visto 5 minuti prima che succedesse tutto e ci siamo anche salutati. Cosa vi siete detti? Niente, un semplice ciao. Non immaginava che di lì a poco poteva diventare un bersaglio? No, assolutamente, almeno non penso. Che ragazzo è Thomas? Tranquillo, solare, qualsiasi cosa, aveva il sorriso. Che idea vi siete fatti? Chi può essere stato? Ma non sappiamo niente, sinceramente. E tu ieri eri qui di fronte quando poi lui è caduto a terra? No, assolutamente, io ero dentro, no, me l'ha detto lui. Avete sentito degli spari? Niente, assolutamente niente. Abbiamo visto solo ad ambulanza e carabinieri.
Allora, ambulanza e carabinieri, hai sentito? Certo. Maffei. Io vorrei sottolineare per quale motivo si parla in questo momento di omicidio volontario. Il punto è che se spari dall'alto verso il basso, attenzione a questa particolarità, perché è di una difficoltà eccezionale, e spari in un mucchio, evidentemente accetti l'eventualità che possa scapparci il morto. È quel momento lì che da preterintenzionale l'omicidio può diventare volontario. Ora, il discorso è... si tratta solo di bande cittadine, di bande strapaesane. Secondo alcuni colleghi, possiamo anche citarli, del Messaggero, ci sarebbe invece dietro la mano degli Spada, almeno questo è quello che riporta stamattina il primo giornale di Roma. Adesso questo lo chiediamo alla nostra Giovanna Savini. Giovanna, fra l'altro, se ci mostri con la tua regia e la telecamera tutto quello che è accaduto, se ci riesci a raccontare la dinamica dei fatti. Sì, allora appunto sono delle indiscrezioni che emergono per il momento, è assolutamente prematuro ipotizzare insomma coinvolgimenti particolari. Sappiamo che ci sono due sospettati che sarebbero appunto i killer che erano a bordo di questo scooter, che sono arrivati, che erano armati di pistola e hanno sparato, e probabilmente questi due ragazzi appunto avevano sicuramente dietro un adulto, qualcun altro che può insomma averli coperti. Infatti ancora adesso è caccia all'uomo, ancora adesso non si trovano e aiutati insomma a nascondersi. Allora vi facciamo vedere, questa è la strada da cui è arrivato lo scooter, erano circa le 20 di sera come abbiamo ripetuto, quindi era già buio. Lo scooter si è fermato al centro di questa strada, vedete appunto anche delle ringhiere, quindi il colpo è stato sparato dal basso verso l'alto al buio, e appunto c'erano anche questi ostacoli che avrebbero potuto interrompere la traiettoria del proiettile. E questo è il punto invece dove si trovava Thomas con il suo amico, c'erano anche altri ragazzi qui sopra su questa balconata insomma di Alatri, questo è un luogo di ritrovo di giovani, quindi c'erano tantissimi ragazzi, una cinquantina di ragazzi, insomma era sera e quindi c'erano tante persone. Poi qui purtroppo, ecco, vedete ancora la terra che praticamente evidenzia tutto il percorso di Thomas. Thomas è stato colpito in questo punto, poi insomma qualcuno lo ha soccorso e appunto lo ha trascinato qui attraverso queste scale, Eleonora, e lì all'apice di questa scalinata poi è arrivata l'ambulanza che lo ha portato subito prima al pronto soccorso di Frosinone, poi è stato trasportato al Gemelli dove appunto non c'era una sala operatoria disponibile, e dal Gemelli è stato poi trasportato in eliambulanza al San Camillo dove è stato effettuato questo intervento delicatissimo. Ieri appunto il primario della rianimazione ci ha spiegato che hanno fatto l'impossibile per salvarlo, ma l'ematoma era veramente vasto, il colpo lo aveva colpito in modo frontale, quindi aveva appunto purtroppo creato un trauma irreversibile. Ieri i sanitari del San Camillo hanno anche proposto ai genitori di Thomas di donare gli organi, loro erano propensi, ma poi hanno appunto scoperto che Thomas aveva negato il consenso sulla sua carta d'identità, quindi hanno rispettato la sua volontà. Oggi Alessandro Pertini, l'istituto professionale che lui frequentava l'ultimo anno, aveva la maturità quest'anno, tutti i suoi compagni di classe sono sotto shock, poco fa sono venuti insomma qui per lasciare dei fiori e appunto faranno di tutto per fare in modo che Thomas non sia dimenticato, e lanciano un appello: parlate, parlate. C'è un ragazzo che sui social ha scritto non dobbiamo essere falsi, tutti sappiamo chi è stato, dobbiamo parlare, dobbiamo collaborare con gli inquirenti. E infatti sappiamo che tanti ragazzi si sono appunto anche andati spontaneamente, volontariamente in caserma per fornire delle informazioni ai carabinieri, che stanno appunto ascoltando tutti e sperano di raccogliere le prove per stringere appunto il cerchio e arrivare ad identificare qualcuno. Giovanna, dove ti eri spostata? Adesso prima, no, no, hanno finito ieri. Allora, Rosana Lambertucci... No, Eleonora, ci sono naturalmente delle persone che vengono perché appunto vogliono rendere omaggio a Thomas e naturalmente si affacciano lì in quel punto
però no, i rilievi sono finiti nella mattinata di ieri. Di ieri. Allora, Rosanna, no, Manila, due mamme, è chiaro che insomma c'è preoccupazione. Che c'è un minimo di collaborazione, però io, ecco, vedendo la piazzetta, avendo un po' capito anche da quello che ho letto dai giornali, che è un punto di ritrovo, io mi domando, ma lo sappiamo che questo è un punto di ritrovo, è così prima. Tra l'altro abbastanza ampio. Racconto. Dico, possibile che non c'è la possibilità di proteggere questi ragazzi da parte delle istituzioni? Io la ritengo una cosa veramente inspiegabile. Voglio dire, non è una larga area, è un punto dove si ritrovano questi ragazzi. Si sa che Daniela, purtroppo ci sono queste faide perché erano successi altri fatti. Come mai non c'è stata la possibilità di proteggerli? No, tra l'altro questo tipo di vicenda, che è una lama per tutti, potete immaginare per chi è mamma. Io ho un ragazzo di 17 anni che davvero col patema d'animo ogni volta che si esce, perché questa storia mi ricorda... Non riesce a proteggerli, no? Cioè, come possiamo fare noi? Cioè, questi ragazzi erano lì riuniti per una serata. Poteva essere questo ragazzo, come poteva essere qualcun altro. Partire a chiunque. E poteva, come giustamente è stato detto, casualmente colpire anche altri. Questa vicenda mi ricorda tanto anche quella di Manuel Bortuzzo. Anche lui, un bersaglio ovviamente sbagliato, che però ha cambiato completamente la sua vita e quella della sua famiglia. Allora, come giustamente ha detto la tua inviata... Lì c'è stato uno scambio di persona, ma è stato tirato su di lui. È stato tirato su di lui, scambio di persona, probabilmente qui c'è anche questa ipotesi. Ma quello che voglio dire io, come dicevo giustamente la tua inviata, c'è uno spaccato della gioventù assolutamente folle, ma è soltanto una minoranza, che la maggioranza parli, aiuti affinché possa essere debellato questa allora, follia che comunque dilaga tra i giovani. Ascoltiamo dunque le parole di questa ragazza, questa amica di Thomas, che dice sì, è stato colpito per sbaglio. Sentite. Thomas è stato colpito per sbaglio. Colpa del giacchetto che indossava, reale bersaglio dei due ragazzi che hanno fatto fuoco. Thomas è un ragazzo tranquillo, sempre sereno, mai un problema. Quanto accaduto ieri è il risultato delle risse dei giorni scorsi. Noi amici ci siamo accordati per cercare il cellulare di Thomas, che non è stato ancora trovato. Francesco, c'è anche Giovanni Terzi collegato. Giovanni, no, buongiorno. C'è anche Francesco Fredella. Giovanni, vedo. Allora, io partirei da quello che ho detto da Manila e dalla tua inviata, cioè i ragazzi sanno, la maggior parte dei ragazzi queste cose le conosce e ha anche voglia di parlare. Allora, se qualcosa si può fare per cercare in qualche modo di arginare queste situazioni che sono veramente imbarazzanti e inquietanti, anch'io ho un ragazzino di 13 anni e mezzo, inizia a uscire fino alle 9 di sera, io ho l'ansia sempre, perenne. Se qualcosa si può fare, gli inquirenti devono farlo per mettere in protezione le persone che conoscono queste gang, per cercare di scovarle prima. Io penso questo, magari è veramente il consiglio più banale e stupido che si possa dare, però quasi fare un lavoro di intelligence nelle varie città, nelle varie realtà, anche con la polizia locale, per capire chi sono queste bande che in qualche modo commettono questi fatti e che potrebbero e che possono colpire chiunque. Giovanni, scusami, vorrei aggiungere soprattutto un tassello indagate a quello sui social, che... Eleonora, e indagate certo sui social, perché la maggior certo parte di questi ragione, ragazzi bravo oggi, come sappiamo, utilizza i social, e i social sono la scatola nera di tutti noi. D'accordo. Quindi io credo che veramente il cerchio si stringe e tra poco arriveremo alla verità. Questo ragazzo è stato un ragazzo purtroppo sfortunato, perché è morto per un gesto assurdo di violenza inaudita in una città dove un matto spara così tra la folla. Poteva uccidere anche due persone, poteva ucciderne tre. Cioè, è un matto. È un matto. Guarda, Francesco. È un criminale. È un criminale. Sì, però, Francesco, cioè, credo che converrai con me sul fatto, conoscendo tutti noi anche le realtà della provincia, e della provincia quando si ritrova, no, nei suoi punti di contatto, piccola, tutti conoscono tutto. È facile anche che i ragazzi conoscano anche dei loro coetanei che vivono delle realtà differenti dalle loro, e quindi
temo che non sia una difficile operazione di intelligence quella di ricostruire quelli che sono i contesti. Più che altro il tema era quello che si poneva prima: perché non c'è un'attenzione a quelli che diventano poi degli sistemi anche vicini all'illegalità e alla violenza? Ed è il tema che ci poniamo, non tanto della sicurezza, quanto della costruzione di una società civile collettiva anche nelle realtà lontane dalle grandi città, che non porti a questi estremi, perché questa era la terza sera in cui avvenivano queste cose. Sì. È stato buttato giù un uomo. Punto, scusami, le istituzioni. Bocca, le istituzioni, certo, dove sono in questo caso? Perché questo, quello che sto dicendo. La polizia locale, soprattutto, cioè dove sono le istituzioni? Una abbiamo perso il contatto tra la società, tra i ragazzi, tra le famiglie, purtroppo, e le istituzioni, le forze dell'ordine che dovrebbero presidiare le nostre città sempre, fanno un lavoro immenso, per carità, ma in questo caso in un piccolo centro, non stiamo parlando di Roma, di una capitale con 4 milioni di abitanti, di una piccola città. È più semplice in un piccolo centro. Sono d'accordo. Sì, ma non allora, può limitarsi non può il tutto a una macchina a questo, ferma lì. Francesco, non può limitarsi a questo. Diciamo, non si può limitare tutto a questo. È una macchina più complessa, se no si generalizza e poi si diventa anche banale in ciò che storia. Le istituzioni ci sono, fanno il loro lavoro, e poi vanno sostenute le istituzioni, le forze dell'ordine vanno sostenute, che fino a che poi si continua a tagliare sulle forze dell'ordine, c'è un contesto sociale virtuoso, non solo le forze dell'ordine. È la rete sociale, no? Che deve proteggere un'auto della polizia a risolvere caso. Un problema del genere. Allora, non derubrichiamo tutto a un matto, alla sfortuna, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Allora, è un criminale. Perché poi se no nei processi danno incapace a intendere di volere, e se ritorniamo quello sempre è il terrore. Grazie a Giovanna Savini, per qualsiasi aggiornamento noi siamo in diretta. Vado da Alessandro.